Benvenuti amici, buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra consueta rubrica Quattro chiacchiere con. Oggi abbiamo un ospite speciale, faremo quattro chiacchiere con il mio caro amico, nonché maestro Salvo Baglieri. Chi è Salvo Baglieri? Adesso ve lo dirà lui. Intanto benvenuto Salvo, grazie per aver accettato di fare quattro chiacchiere con noi. Grazie a te per avermi dato la possibilità di esprimere un po' quello che noi facciamo. Appunto, Certo. come diceva Giorgio, io mi chiamo Salvo Baglieri perché chiaramente non mi conoscesse, pratico da judo sin dall'età di 8 anni. Non vi dico l'età perché è un po' avanti, quindi mi fermo qua. Certo. Pratico questo sport, ho iniziato con l'idea così da bambino di poter cambiare qualcosa, che poi è lo spirito di questo sport. Bene, Salvo è davvero un vero gentleman, un uomo dalle mille risorse e anche un imprenditore nel mondo del fitness, ma oltre che essere un imprenditore è maestro di judo quinto dan. Il motivo di questa chiacchierata che faremo con Salvo è proprio perché vorremmo che ci spiegasse un po' intanto da dove nasce un po' questa disciplina. E quali sono, diciamo, qual è lo scopo che il fondatore si è proposto? Poi faremo qualche altra domanda. È una disciplina che mi ha sempre affascinato, per la verità, e che da poco tempo, insomma, ho iniziato anche a frequentare, mi sto appassionando anch'io. Quindi, Sabo, la domanda è: dove nasce la disciplina del judo e qual è lo scopo che il fondatore si è prefissato, insomma, nello sviluppare questa disciplina? Sì, certo. Il judo nasce in Giappone, il fondatore si chiama Jigoro Kano. Chiaramente ci sarebbe tanto da dire, ma cercherò di essere quanto più semplice e lineare possibile per poter comprendere un po' magari chi è neofita, chi per la prima volta si avvicina a questa parola, perché tante volte il fatto di quando si parla di judo o di altre discipline si fa una confusione incredibile. Lo scopo che il professor Jigoro Kano si è prefissato non era quello chiaramente di uno sport, perché il judo si dice è anche uno sport, ma è anche uno sport, questo ci tengo a sottolineare, ma soprattutto è una filosofia di vita. Quindi Jigoro Kano si è prefissato l'obiettivo di migliorare la società, di cambiare la società e di cercare di crescere tutti insieme per progredire. Questo è lo scopo di Jigoro Kano. Quindi formare un individuo con i principi sani, morale, con una personalità che potesse essere utile alla società. Quindi dallo scopo dell'attività fisica ad arrivare in un'età avanzata con la salute chiaramente in ottima salute. Questo attraverso la pratica, attraverso la disciplina, attraverso la filosofia che è insita in questo sport. Partiamo dal bambino, no? Judo è uno sport, diciamo innanzitutto ci tengo a precisare che lo sport è completo in assoluto. Questo non sono parole, adesso basta andare su internet e si va a vedere perché lo sport è più completo in assoluto, senza diffamare nessunissimo altro sport. Però ci sono delle caratteristiche che il judo ha, che è stato classificato, dichiarato dall'UNESCO lo sport appunto più completo dal bambino dai 4 ai 20 anni, perché va a stimolare tutto ciò che nel bambino può essere diciamo, il suo progetto di vita, dalla sicurezza all'autostima, alla gestione della propria forza, della propria ira, al trovarsi, a sapersi collegare in uno spazio-tempo molto importante. Quindi chiaramente partiamo dal bambino, attraverso dei giochini, attraverso un lavoro che si fa man mano chiaramente che si cresce, fino ad arrivare a una consapevolezza. Quindi lo scopo di Jigoro Kano è ben altro. Poi negli anni a venire
è nato anche come è entrato nel mondo dello sport, ed è uno sport chiaramente a livello olimpionico, uno sport molto seguito, uno sport veramente che fa spettacolo, è uno sport che oggi milioni di persone praticano in tutto il mondo. Quindi questo è lo scopo principale di Gigo Rogano. Quindi mettere insieme l'attività fisica, che come sappiamo porta degli enormi benefici sulla nostra salute, non solo a livello fisico ma anche mentale, e più che mai, per quello che ho potuto constatare anche in queste sessioni che ho frequentato, anche aiuta, per dire, anche uno sviluppo mentale. Ora io so che, perché insomma questo è anche lo scopo per cui mi sono avvicinato io, in questa disciplina c'è una branca che viene chiamata difesa personale. Ora, uno quando pensa di difesa personale magari pensa che oggi, in un mondo in cui magari c'è tanta violenza, ahimè, bisognerebbe avere, diciamo, delle risorse che potrebbero esserci di aiuto in caso di. Ora, in realtà, cos'è questa branca, se così possiamo definirla, del judo, la difesa personale? In che modo può aiutare una persona, uomo o donna, o, come dire, è opportuno, sicuramente lo è, insomma, come ci può tornare utile nella nostra vita avere, diciamo, questa conoscenza, questa abilità? Allora, la difesa personale, appunto, l'hai detto tu, è una branca, perché nel judo non si parla di difesa personale. Poi è arrivata questa branca, che cos'è? Sostanzialmente, appunto, può sembrare questa parolaccia, una cosa, che cosa mi devo difendere, solo quando io dico a qualcuno vieni a praticare difesa personale, la risposta mi viene data: ma io so difendermi, non ho bisogno, anzi tutti si spaventano di me, perché la prima cosa che si pensa è appunto all'atto fisico, all'aggressione, e ci può anche stare che si pensa a questo, però si parte molto da lontano. Allora, si parte dal fatto dell'autostima, della consapevolezza di chi siamo noi, della sicurezza che è dentro di noi. Come sviluppare queste capacità e come si sviluppano? Se partiamo dal bambino, c'è tanto da dire. Il bambino lo sviluppa attraverso la semplice capriola, incomincia ad avere autostima, attraverso delle andature a carpone, incomincia ad avere delle visioni. Ci sono tanti lavori che si fanno in un bambino. In una persona adulta, la prima cosa che gli si insegna è ad uscire dalla zona di comfort, perché ognuno di noi sta in una zona di comfort. Quando usciamo di là, ci sentiamo persi. Perché siamo aggressivi? Perché aggrediamo? E perché abbiamo paura di essere aggrediti? Sostanzialmente perché dentro di noi manca un qualcosa che è la nostra sicurezza e la nostra autostima. Come facciamo a sviluppare questo in una persona adulta? La persona adulta si sviluppa innanzitutto facendolo salire sul tatame, perché visto che tu ci sei salito da poco, non è facile salire sul tatame, togliersi le scarpe e mettersi nudi da tutto quello che si è fuori. Quindi nella difesa personale il judo si praticano a piedi nudi su un posto che si chiama dojo, che sarebbe una sala priva di qualsiasi rumore, priva di qualsiasi distrazione, a piedi nudi, e già questo è un segnale. E con questo indumento che si chiama judoji, tenuto da una cintura che in giapponese si chiama obi, bianco, questo ha un significato molto importante. Il bianco è la purezza con cui io mi approccio a fare qualcosa. Quindi questo è il primo passo. Salito sul tatame, incomincio a vedere un po', a muovermi, a capire, a conoscere meglio il mio corpo. Magari ho fatto tantissimi altri sport, però non ho messo in pratica il fatto che per ottenere un risultato, qualsiasi tipo di risultato nella vita, io ho bisogno della forza del mio competitor, del mio avversario, del mio vicino. Quindi insegniamo ad utilizzare la forza dell'avversario. E questa è la prima base. Poi di che cosa ci dobbiamo difendere? Allora, innanzitutto dobbiamo difenderci da noi stessi, da che cosa mangiamo, perché mangiamo in un certo modo,
ma cosa c'entra l'alimentazione con la difesa personale? C'entra moltissimo, perché in base a come mangio io ho anche dei comportamenti nella società e in qualsiasi posto, nella società, nel lavoro, nello sport, perché se mangio in un modo pulito chiaramente avrò un'energia molto più positiva e più pulita, più fruibile, e il mio cervello riesce a vedere delle situazioni in un modo molto più chiaro. Se mangi in un modo molto appannato, così come possiamo dire noi, chiaramente anche il mio cervello ragiona in un modo diverso. Nella difesa personale, inoltre, si dice sempre, io dico sempre, la prima cosa da fare è non arrivare mai assolutamente a un contrasto, ma anticipare questo contrasto. Quindi se c'è qualcuno che vuole aggredirmi anche verbalmente, io devo essere bravo ad anticipare questa aggressione, o perlomeno evitarla, fare in modo che non arrivo mai a un contrasto, e questa è una forma già di difesa personale. Poi incominciamo a imparare che magari certi luoghi non vanno frequentati, un altro modo di difesa personale: se io vedo un posto dove magari è a rischio, comincio, ecco qua la lucidità del mio cervello, devo essere allenato a vedere le cose in un raggio ampio. Io devo prendermi un caffè in un posto magari isolato dove rischio, penso di rischiare, non devo fermarmi, devo riuscire a trattenere la mia voglia di caffè al prossimo posto dove magari mi sento più sicuro. Quindi la prima fase e la più importante della difesa personale è proprio questa: andare a valutare i rischi che ci possono essere continuamente nelle circostanze in cui viviamo. Il semplice fatto di camminare in automobile, in moto, in bicicletta, avere l'idea di non contrastare mai con il famoso pirata della strada o quello distratto, cercare di essere molto, molto elastici e anticipare magari quello che sta facendo la macchina davanti. Quando si arriva a un contrasto e quando c'è qualcuno che magari ci insulta, cedere. Cedere non significa, come posso dire, io cedo e quindi sono debole. Non significa essere debole. Cedere significa prendere la forza dell'avversario e utilizzarla. Quindi faccio un esempio molto semplice: se una persona all'incrocio mi dirà cretino, io anziché aggredirlo gli dirò prego, passa. Ho utilizzato la forza di questo ipotetico avversario a mio vantaggio. Il vantaggio qual è? Quello che innanzitutto non ho provocato una lite, non ho provocato un disastro, la mia mente e il mio corpo è lucido e posso affrontare la situazione successiva, che sarà il lavoro, sarà quello che è. Se invece non cedo a questa provocazione e inizierò con altre situazioni, perché questo signore mi avrà detto cretino? Molto probabilmente ha delle difficoltà enormi, ha avuto dei problemi col lavoro, in famiglia, X. Sicuramente devo capire che non ha il controllo di sé. Allora io non posso mettermi, se ho studiato la mia difesa personale, se ho lavorato sul mio corpo, sulla mia mente, è il momento di applicarlo. Non lo devo applicare solo quando quell'altro mi dà un pugno. Okay? Poi se arriva anche a questo, come difendersi chiaramente da un pugno, come difendersi da un'aggressione fisica. Però prima dobbiamo partire da questo concetto mentale, cioè dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Io devo essere sicuro: se questo signore della macchina di fronte a me scende e mi dà un calcio o mi dà un pugno o mi dà una coltellata, io devo essere in grado di poterlo evitare. Questa sicurezza mi fa sì che, anziché rispondere con lo stesso aggettivo che lui mi ha detto, io gli dico prego, passa. Se poi magari la cosa dovesse degenerare, si trova sempre una forma molto poco offensiva e dannosa per poter neutralizzare e portare questo ipotetico aggressore, avversario o persona che in questo momento ha perso il controllo a una razionalità. Questa è la base della difesa personale. Quindi togliamo tutto ciò che possa essere violenza, tutto ciò che possa essere qualcosa, diciamo, di negativo. È chiaro che in molti casi mi può essere utile a salvarmi la vita. Insomma, soprattutto parlo per le donne, in una situazione in cui viviamo, dove la donna purtroppo è sempre, anche negli ultimi periodi, negli ultimi anni, anzi sempre più spesso, vittima di violenze fisiche, e attraverso l'esercizio di questa pratica si possono sicuramente evitarne tantissime.
Quindi, ma la forza dell'uomo? La classica domanda, non faccio io le domande e le risposte, così magari. Ma un uomo è più forte, un uomo è più forte di una donna, come fa? Immaginate una ragazza mingherlina a 1,50 m con un bestione. Ed ecco che qua c'è la chiave di quello che Gigolo Cano ai tempi ha messo, diciamo, nelle mani di tutti, cioè utilizzare la forza dell'avversario a nostro scopo. Quindi se la ragazza sa utilizzare la forza di questo ipotetico aggressore, conosce i punti chiave del nostro corpo, perché immaginate il nostro corpo è formato chiaramente di scheletro, okay, di muscoli, di un sistema nervoso. Quindi se io conosco bene il corpo, so che se tocco un X punto posso creare un fastidio e quindi permettermi di allontanarmi o di neutralizzare questa ipotetica situazione. Questo, diciamo, concludendo, non va altro che a portare dei benefici alla società, dei benefici a tutti coloro che ci circondano. Per esempio, in questo periodo si parla moltissimo di regole, di rispetto, di autocontrollo, ma quando le applichiamo? Regole, applicare una regola, rispettare una regola. Questo l'essere umano penso che abbiamo bisogno, insomma, di lavorarci da quando nasciamo fin quando non lo mettiamo bene in pratica, una regola, il rispetto. Già applicando queste due semplici cose, la difesa personale non ha quasi bisogno più di esistere, quella fisica che si intende. E anche non praticando, non mettendomi in un gioco così grande come può essere quello del dojo, cioè entrare in un posto dove si pratica una disciplina sportiva, una scuola proprio di vita, tutto questo è qualcosa detto così, no? È come l'alimentazione, quasi tutti, a chiunque chiediamo, tu mangi bene? Sì, mangio bene, ma magari non sappiamo ma neanche cos'è quello che stiamo mangiando. Quindi voglio far rientrare questo perché è molto importante, perché non c'è una cosa che dice Gigolo Cano, diceva ai tempi, in una fabbrica, in una macchina c'è bisogno, tutto è utile, c'è bisogno della ruota, c'è bisogno del motore, c'è bisogno del tergicristallo. Quindi questo lui paragonava alla società, che tutti siamo utili, non c'è quello che è super e quello che non è super. Se riusciamo tutti insieme a metterci insieme faremo una grande società. È quella che, non so, in questo momento non voglio entrare in merito a questo periodo, però penso che molti non lo stiamo applicando. Questo è lo scopo del tutto, chiaramente sintetizzato, perché ci sarebbe da parlare. Mi affascina tanto questa filosofia, proprio perché magari uno pensa che vado in palestra, imparo la difesa personale, così magari come posso utilizzarla in maniera un po' spavalda, eccetera. In realtà, come ben dicevi tu, conoscere il corpo umano e le parti, i punti strategici, per esempio, questo è già un dato di fatto che ci può aiutare, ma anche è interessante questo fatto che utilizzare, come ben più volte hai detto tu, la forza della, chiamiamolo avversario, comunque della persona, dell'ipotetico aggressore, che è a nostro vantaggio. Questa, insomma, è una cosa che all'inizio in realtà mi veniva un po' difficile da capire, ma poi frequentando anche l'ambiente ho potuto constatare, e devo dire che un paio di volte mi ci sono trovato anche a mettere in atto quei pochi principi che per il tempo che ho frequentato ho potuto apprendere. Questo davvero. Bene, direi che siamo quasi alla fine, anche se chiacchierare con te sarebbe interessante anche per lungo tempo, ma vorrei farti un'ultima domanda, Salvo. Questa disciplina è adatta a tutti e c'è un'età per poter iniziare? Assolutamente no, cioè, nel senso che non c'è un'età, si può iniziare a qualsiasi età, è adatta a tutti, dai bambini appunto di 4 anni in su. Io fino a qualche anno fa, come non so se tu ricordi, avevamo un allievo di circa 80 anni,
quindi ha iniziato già a 65 anni, ha preso la sua bella cintura nera. È chiaro che si pratica tutto in un modo completamente diverso, no? Se uno che pensa che a 60 anni, a 70 arriva e può fare le cose di un ragazzino, è impossibile. Quindi c'è una metodologia per tutte. Una cosa importantissima, per esempio, tutto ciò che parliamo, è che questa è una disciplina, il judo è una disciplina dove veramente ti rispetta il proprio corpo, semplicemente con una cosa che tantissimi sport non si pratica, perché apparentemente non serve, il saper cadere, imparare a cadere. Una persona a qualsiasi età è già una forma di difesa nei confronti delle avversità. Quindi io che so cadere eviterò chiaramente un grosso danno al mio corpo e sono molto più sicuro. Quindi diciamo l'età conta veramente poco. È chiaro che se uno inizia a 70 anni non iniziamo con le cadute, non lo facciamo cadere, però gli insegniamo un pochino come prendere il contatto con il terreno, come magari piegarsi, come mettersi nelle posizioni, perché è una disciplina comunque che corregge la postura, e correggendo la postura correggeremo sicuramente i famosi mal di schiena e tante altre cose. Quindi mi fermo alla domanda, perché ripeto, sono bravo sempre ad allungarmi, bravo nel senso che mi porto avanti nel l'argomento è devo molto un pochino più conciso, perché il tempo è molto, cioè l'argomento è molto, poi come dicevi tu, io ogni volta che parlo di judo mi accendo e mi emoziono come se fosse la prima volta che ne parlassi, e non se parlo in questo modo a un bambino, come con lo stesso entusiasmo, non allo stesso modo, e con una persona di 90 anni, quindi con lo stesso entusiasmo, perché è una cosa veramente che insita in questo meraviglioso sport. Quindi sicuramente è adatto a tutti, e se anche fisicamente la persona non dovesse essere pronta, ma se non possiamo cambiare molto nel fisico, cambiare molto nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di essere, è già un grande successo. Quindi sicuramente uno sport adatto a tutti. Bene, grazie. Grazie a loro. Grazie, Salvo, per il tempo. Grazie per avermi invitato, perché penso che il tempo... Sì, guarda, è andato. Ci hai dedicato veramente questa 20 minuti, non so quanto è passato, ma sono davvero contento di avere la possibilità di condividere queste informazioni con tanti amici. Anzi, a questo proposito vorrei ricordare agli amici che ci ascoltano, ci si ascolteranno anche in differita, di mettere un like nella piattaforma dove ci seguite, su Facebook o su YouTube, di condividere questo video se vi è piaciuto, ovviamente, il contenuto, ma credo che insomma ci siamo detti delle cose davvero importanti. Lo scopo di questa rubrica è proprio quella di offrire delle idee, degli spunti a quante più persone possibili, come per chi ci segue, insomma, o ci ha seguito in passato, stiamo trattando diversi argomenti, e lo scopo proprio è quello di dare spunti, idee da mettere in pratica, e perché tutti possiamo migliorare sempre di più, migliorare un poco alla volta, e fare in modo che la nostra società sia sempre una società migliore e più vivibile. Quindi grazie ancora a Salvo, grazie a tutti per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.